Quarto capitolo della serie firmata Santa Monica, God of War Ascension arriva in esclusiva su PlayStation 3 per chiudere alla grande la stagione di questa console. In questo prequel, nonostante gli anni alle spalle, Kratos dà il meglio di sé, grazie ad interessanti revisioni sul fronte del gameplay e ad una tecnica da urlo. Seguiteci in questa video recensione per scoprire tutte le caratteristiche di Ascension. La trama è ambientata prima della trilogia originale, quando Kratos decide di rompere il patto che aveva stretto con Ares. Per questo suo tradimento viene tormentato dalle furie, esseri che stanno a guardia dei legami fra dei e uomini. Il plot racconta della cattura di Kratos e della sua fuga, ma anche attraverso due flashback degli antefatti che l'hanno portato in catene. La trama, tuttavia, mette in mostra una certa banalità dei fatti narrati in una sequenza di eventi sicuramente meno epica rispetto a quella del terzo capitolo. L'avventura procede senza colpi di scena, priva di quel senso di rivalsa e vendetta che invece si respirava in God of War 3. Per fortuna, l'energia di alcuni combattimenti, la brutalità dei quick time event e la cattiveria di Kratos sono sempre al loro posto, pronte ad esaltare qualunque giocatore. L'evoluzione più significativa di God of War Ascension riguarda proprio il gameplay. Il team di sviluppo ha ben pensato di modificare notevolmente il combat system per svecchiarlo e renderlo molto più dinamico e persino più tecnico. Modificando il numero e la durata delle combo, ma anche il sistema delle prese, Santa Monica è riuscita a dare un sapore nuovo alla produzione. Ci sono aggiunte interessanti che rendono molto varia la progressione, ad esempio la possibilità di sfruttare le armi raccolte nell'ambientazione. Spade, mazze, scudi e giavellotti diversificano le combo che è possibile eseguire. Alla classica schivata si aggiunge anche una parata ad impatto molto efficace. Ma a colpire maggiormente è il sistema legato ai quattro elementi con cui è possibile potenziare le lame del caos. Scegliendo fra il fuoco di Ares, il ghiaccio di Poseidone, il fulmine di Zeus e le anime di Ade, si possono ottenere mosse extra ed effetti particolari, oltre che un attacco magico devastante. Ovviamente il tutto è subordinato al sistema di progressione, legato come sempre alle sfere rosse. Complessivamente, quindi, God of War Ascension si distingue, anche se non si raggiungono i livelli di Bayonetta, dal momento che il sistema resta comunque permissivo e accessibile, Santa Monica ha saputo rinverdire la sua creatura, proponendo un combat system finalmente più tecnico e più dinamico, capace di premiare i giocatori più competenti ed in grado di offrire un ampio ventaglio di strategie offensive. Note positive anche per quanto riguarda la struttura della campagna. La componente enigmistica, seppur non raggiunga i fasti del secondo episodio, è interessante grazie all'uso di tre oggetti speciali e i rompicapo di Ascension sono molto intriganti. Ci sono quindi poche magagne da imputare al titolo, un posizionamento poco attento di forzieri segreti e reliquie ed un ritmo non sempre perfetto. Anche la presenza di pochissime boss fight lascia un po' l'amaro in bocca. Al di là di questo, l'avventura scorre ottimamente per circa 10 ore, anche se i suoi guizzi sono un po' meno rispetto a quelli del vecchio capitolo. God of War Ascension è un titolo incredibile dal punto di vista grafico. Su PlayStation 3 non c'è niente di più bello, pieno ed espressivo. Grazie ad una texturizzazione eccezionale, ogni ambiente è ben caratterizzato e la profondità di campo invidiabile si apre su strutture poligonali dettagliatissime. In God of War Ascension tutto è al suo posto, persino l'anti-aliasing, che rende pulitissimo il colpo d'occhio. Non ci sono momenti di stanca, il viaggio di Kratos permette di scoprire luoghi sempre nuovi, meravigliosi, in un continuo tripudio visivo. Bene le animazioni, solido il frame rate, a parte un paio di occasioni. Anche l'accompagnamento musicale è ottimo. I brani orchestrati riescono con facilità a coprire un ampio spettro di emozioni, reggendo con efficacia sia i momenti più concitati che quelli più placidi e toccanti. Gli effetti sonori sono in buona parte riciclati, mentre il doppiaggio italiano convince solo a tratti. God of War Ascension non è solo il miglior action game del momento, è il nuovo metro di paragone tecnico su console casalinga e l'esempio lampante di come sia possibile svecchiare una serie arrivata alla sua quarta iterazione lavorando con cura e attenzione sulle dinamiche di gioco. Nonostante la composizione globale di questo episodio sia un po' meno brillante che in passato, il team recupera tutto sul fronte della spettacolarità visiva e della sostanza ludica. Le dinamiche di gioco, fortemente rinnovate, ci consegnano un action più vario, tecnico e difficile che in passato. Tutto questo basta per fare di God of War Ascension un vero e proprio must buy.